quanto possa sembrare voyeuristico, io vi ho osservato tutti e due per un po'. E quello che ho visto qua giù era davvero passione. Certo, stavate bisticciando, lo poteva sentire chiunque, ma io ho sentito qualcosa di più. Dunque, noi sappiamo, lo sanno tutti, che io sto facendo lo stronzo adesso, prima o poi torno da mia moglie e dai figli, e non ho nascosto questo fatto mai a nessuno. Anzi, credo che questo fatto sia stato determinante in tutta questa nostra storia, perché mi ha reso, come dire, innocuo. Un valido diversivo a quello che poteva essere in realtà un legame genuino, significativo, magari anche un po' minaccioso fra voi due. Ah, non farò certo finta che non ero interessato, chiaro? Una cenetta, qualche battuta, è nel mio stile, giusto? Buon vino, dobbiamo pur passare la serata. Non voglio essere grossolano, ma il punto è che forse qui siamo rimasti fregati dalle nostre stesse sofisticherie. Cosa dovrei proteggere, non parlando, nella mia vanità, il mio ego? Chi se ne frega, insomma. Me ne stavo laggiù pensando, ecco un uomo in gambissima e una donna alla dinamite che sono evidentemente, decisamente sintonizzati su un canale potente e idiosincratico. Quindi, cosa ci faccio io qua in mezzo? Sono completamente fuori pista, per caso? Naturalmente non del tutto, ecco, secondo me. Nel mio stesso interesse, io non voglio diventare lo strumento di uno stronzo triangolo nevrotico che si viene a creare fra voi due. Insomma, io non mi sono certo sentita bene, a posto, capisci? Beh, è successo tutto così in fretta. Lo so, Eddie. Ho conosciuto Eddie e poi Eddie mi ha presentato te. Troppo in fretta. Voglio dire, ok, questa è l'era dell'elettronica, ma siamo persone, non computer. Insomma, l'intero programma non si può riprogrammare senza prima risolvere la questione iniziale che c'era all'origine.